Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Via libera dalla prima commissione al disegno di legge predisposto dalla Giunta regionale per il sostegno all'informazione locale. David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato a maggioranza, con i voti favorevoli di PD e Forza Italia e l'astensione del Movimento 5 Stelle, il disegno di legge proposto dalla Giunta regionale denominato Norme in materia di sostegno alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale. Con questa legge la Regione per la promozione dell'informazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini sostiene la presenza e lo sviluppo di imprese dei mass media locali mediante la tutela del lavoro e della professionalità rispettando la disciplina contrattuale del settore e della normativa di equa retribuzione del lavoro giornalistico. I soggetti interessati sono le emittenti televisive e radiofoniche, la carta stampata, quotidiana e periodica, anche nella forma online, e le agenzie di stampa quotidiana. La Giunta programma annualmente gli interventi da finanziare attraverso l'approvazione di un apposito programma sentita la Commissione consiliare competente. Le tipologie degli interventi puntano sull'innovazione tecnologica e su nuove modalità operative utilizzando piattaforme distributive, privilegiando la collaborazione e la modernizzazione del sistema regionale di produzione, distribuzione e vendita, stimolando iniziative di autoproduzione, progetti editoriali e iniziative di autoimpiego dei giovani professionisti fino al sostegno dell'occupazione. Vengono poi individuati i requisiti per accedere ai benefici finanziari previsti dalla legge. È inoltre prevista l'istituzione del Comitato Permanente composto dai rappresentanti delle categorie professionali dell'informazione e dell'ANCI per il monitoraggio e l'attuazione della legge. La norma finanziaria prevede un finanziamento di 630.000 euro all'anno per il triennio 2018-2020, a cui si aggiungono per il 2018 150.000 euro di fondi residuali. Al termine della riunione il presidente Smacchi si è detto soddisfatto per l'approvazione di una legge molto attesa che mette l'Umbria in prima linea nel sostegno ad un settore in difficoltà. I bandi premieranno coloro che in questi anni hanno continuato a sostenere l'occupazione. Il testo arriva in un momento particolarmente difficile e complicato, ha sottolineato, in cui la libertà di stampa è messa in discussione da più parti. Anche per questo abbiamo spinto, ha concluso, per consentire la discussione in aula entro il mese di novembre, così da dare la possibilità alla Giunta di mettere a disposizione le risorse già nel 2018 in un settore che sta vivendo una fase particolarmente complessa. Presentata a Palazzo Cesaroni dal presidente della Commissione Antimafia Leonelli, la proposta di legge di modifica sul contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso. Il servizio. Sensibilizzazione, nuove norme prescrittive, criteri di premialità, trasparenza. Sono questi i punti principali della nuova normativa regionale per il contrasto e la prevenzione al crimine organizzato e mafioso, presentata a Palazzo Cesaroni dai componenti della Commissione d'inchiesta su criminalità organizzata, sicurezza e infiltrazioni mafiose. Il provvedimento interviene sulla legge del 2012, prevedendo accordi tra regione ed enti locali, diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo economico, promozione della responsabilità sociale delle imprese, certificazione di qualità e rating di legalità, recupero e utilizzo dei beni immobili confiscati e sequestrati. Prevista inoltre la promozione della legalità nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio e dell'agricoltura, gli accordi per l'implementazione delle attività ispettive di controllo, le norme per la legalità nel turismo, nel commercio e nei pubblici esercizi. Il presidente Giacomo Leonelli ha manifestato soddisfazione per il lavoro collegiale svolto dalla commissione d'inchiesta che ha perseguito il bene dell'Umbria e non rendite di posizione. La presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, ha illustrato in prima commissione la situazione relativa ai fondi europei e al nuovo quadro finanziario pluriennale post 2020. Il servizio. La presidente della Giunta, Catiuscia Marini, è stata ascoltata in prima commissione per un'informativa in merito ai fondi europei e al nuovo quadro finanziario pluriennale post 2020. La presidente ha sottolineato che la Regione Umbria ha raggiunto tutti gli obiettivi della programmazione 2014-2020. Su 1,5 miliardi di euro di risorse comunitarie sono già stati impegnati 736 milioni e pagati 304 milioni.
Rispetto alla nuova programmazione 2021-2027 si punterà su 5 obiettivi tematici: un'Europa più intelligente mediante l'innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole e medie imprese; un'Europa più verde e priva di emissioni di carbonio, puntando sulle energie rinnovabili e sulla lotta contro i cambiamenti climatici; un'Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche; un'Europa più sociale, che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali e sostenga l'occupazione di qualità; un'Europa più vicina ai cittadini, che sostenga strategie di sviluppo gestite a livello locale e uno sviluppo urbano sostenibile. E sempre in prima commissione, audizione dell'assessore Fernanda Cecchini sulle proposte di legge di Lega, Movimento 5 Stelle, per l'istituzione di un ente regionale pagamenti in agricoltura. David Mariotti Bianchi. La prima commissione consiliare, presieduta da Andrea Smacchi, ha ascoltato in audizione l'assessore Fernanda Cecchini in merito alle due proposte di legge dei consiglieri regionali della Lega e di quelli del Movimento 5 Stelle per l'istituzione di un ente pagatore autonomo in agricoltura in sostituzione di AGEA. L'assessore Cecchini ha spiegato che un ente autonomo di questo tipo costerebbe al bilancio regionale 5-6 milioni di euro, quando invece AGEA è totalmente a carico del bilancio dello Stato. L'assessore ha poi chiarito che le regioni ad utilizzare AGEA sono 14, le altre, quelle che hanno un ente pagatore regionale, non riescono più a sostenere i costi e per questo stanno chiedendo allo Stato di ripensare lo schema di gestione dei pagamenti. Inoltre, la prima bozza della nuova programmazione comunitaria sembra andare verso una nazionalizzazione della gestione delle risorse delle politiche agricole. C'è la possibilità che si vada quindi verso uno schema unico nazionale all'interno del quale ogni regione possa salvaguardare le proprie specificità. L'assessore ha poi spiegato che il momento non sembra propizio per istituire un ente pagatore autonomo, scelta che sarebbe in controtendenza rispetto alla dinamica che si sta strutturando. Infine, Cecchini ha ricordato che l'Umbria è sempre stata tra le prime regioni per pagamenti. In questo momento ci sono ancora 7-800 domande non pagate per il 2015 e il 2016 a fronte delle 6-7.000 domande complessive. Una rete per valorizzare aree e siti archeologici umbri. A Palazzo Cesaroni si è svolto un convegno organizzato dall'Assemblea Legislativa. Ce ne parla Marco Paganini. Puntare alla creazione di una rete dei siti e delle aree archeologiche umbre, mettendo al centro la tutela storica e ambientale per valorizzare strutture e reperti in chiave culturale e turistica, coinvolgendo le comunità, gli enti locali, le istituzioni e i cittadini nell'ottica di creare sviluppo. Sono queste le conclusioni del convegno sui siti e le aree archeologiche dell'Umbria organizzato dall'Assemblea Legislativa per approfondire gli aspetti normativi e gestionali legati a questo ambito. Durante l'incontro sono intervenuti Marica Mercalli, direttore della Sovrintendenza Archeologica dell'Umbria, Antonella Pinna, dirigente del Servizio Musei della Regione, Simone Stoddart, professore dell'Università di Cambridge, Vincent Guichard, responsabile del Parco Archeologico e Paesaggistico di Bibrac, e Katiuscia Marini, presidente della Regione. È risultato condiviso l'orientamento secondo cui siti ed aree archeologiche dovrebbero integrarsi in una rete di attrattori culturali per generare effetti positivi anche sui territori circostanti. E su questo obiettivo potrebbe essere possibile far convergere anche le risorse della prossima programmazione comunitaria 2021-2027. Discussa in seconda commissione una mozione di Carla Casciari del Partito Democratico che chiede l'impegno della Giunta a valutare l'opportunità di applicare sconti per gli abbonamenti al trasporto pubblico scolastico sulla base dell'ISEE del nucleo familiare. L'assessore ai trasporti Giuseppe Chianella ha assicurato l'impegno per un approfondimento tecnico della proposta. Casciari, al termine della discussione, ha proposto la stesura di un documento di risoluzione da presentare in aula. Il consigliere Marco Squarta dei Fratelli d'Italia annuncia la presentazione di una interrogazione sull'attività in intramenia per conoscere il quadro complessivo dell'attività svolta dai professionisti delle aziende sanitarie umbre. Per Squarta, sapere come vengono distribuite le ore per l'attività istituzionale e quella privata è un passaggio necessario per ridimensionare il problema delle liste di attesa.
Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.